Il mio piccolo fratellino. Dalla luna. Mi ricordo che quando è nato il mio fratellino non smetteva di mangiare, mangiava tanto tanto, piangeva anche. Tanto tanto e invece non dormiva molto. Ora il mio fratellino non è più tanto piccolo, ma non si muove molto e non parla. A volte mi piacerebbe di farlo ridere, però non funziona. Si comporta come se non mi vedesse, come se non mi sentisse. Il mio fratellino guarda sempre il cielo ed è calmo, eccetto qualche volta quando mamma passa l'aspirapolvere, quando qualcosa sta cuocendo, quando passiamo sotto un tunnel, quando cantiamo tanti auguri, quando ci sono ospiti a casa e non li vuole, quando gli tagliamo le unghie, quando qualcuno applaude, quando gli accorciamo i capelli, allora si arrabbia tantissimo. E questo non è divertente. Papà e mamma ne approfittano quando dorme per tagliargli i capelli con molta attenzione. Il mio fratellino va all'asilo nido, ma non gioca con gli altri bambini. Resta lì e guarda in alto, come fa sempre. Quando passeggiamo, i signori e le signore che passano guardano molto. E poi a volte mio fratello fa gesti molto bizzarri, alza le braccia come se volesse volare. E alcune persone si spaventano, pensano che si tratti di una malattia contagiosa. Gli porto dei gioielli, gli piacciono molto perché brillano, però non li tocca, o al massimo un pochettino con la punta delle dita. Già è andato da un sacco di dottori, da tanti, tanti specialisti e continua a vederne tanti. Papà e mamma dicono che lui non è come gli altri, è un po' bizzarro, però a me piace tanto il mio fratellino. E questo fratellino che guarda sempre il cielo, anche quando andiamo a fare la spesa, anche quando è in macchina, gli piace guardare il cielo. Il mio fratellino è nato come tutti su questo pianeta, però viene un po' anche dalla luna. Beh, chiaro, a lui piace ciò che brilla, come la luna. Gli piace tutto ciò che è rotondo e che assomiglia alla luna, come i tombini. Si mette davanti ai tombini, sicuro. Se vogliamo andare avanti, dobbiamo metterci un piede sopra, così non lo vede più e hop, ricomincia a camminare. Inoltre, ama salire le scale, ma non scenderle. Preferisce salirle. E niente lo ferma, sale sempre su, su. Il mio fratellino è un principe, cioè un principesco direttore d'orchestra. Mi piacerebbe essere una fata. Perché così potrei fare un incantesimo e farlo stare qui invece che sulla luna. Gli prenderei una mano per farlo venire con me. Con il mio fratellino abbiamo inventato una lingua tutta nostra. Giochiamo al gioco del cappello. Indosso un cappello e lui si mette a ridere e mi rincorre. In quel momento siamo in due insieme ed è bellissimo.